Ieri che presentano le due divise dopo le ore prima che fama. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, facciamo un applauso a questi ragazzi che sono in questo momento in Europa e che adesso per la prima volta, prima di tutto, sarà tra l'altro il portiere giovane nella prossima stagione, le divise da portiere. Come ci si sente a fare subito un bagno di folla così? Voi siete giovani, ci attenderete. Di qua? 17. Ammazza! Enormi siete, e come ci si sente appunto a trovarsi davanti alla folla di Firenze per la prima volta, credo, insomma? Molto emozionante. No, è un'emozione grandissima. Come calza la maglia? Perfetta. È perfetta. I dettagli ovviamente l'abbiamo spiegato anche prima nella presentazione che si è fatta per la stampa. Prima abbiamo sentito le note del Nino della Fiorentina vibrare per Piazza della Signoria. Ci sono delle strofe dell'inno che sono riportate negli orli del colletto e qua sotto nella maglia. Adesso la vedrete nella prima maglia che è pronta ad essere mostrata al pubblico di Firenze, Piazza della Signoria, per la prima volta. Diamo il benvenuto a Nastasic. Facciamo un applauso alla prima maglia della Fiorentina, che ci auguriamo diventi una seconda pelle per chi scenderà in campo. Anche ci piace veramente tanto, giusto? Perché l'importante è, oltre alla bellezza, che si accomoda, no? Voi ci volete entrare in campo e quindi dovete sentirvi dimostrato. Cioè, te devi staccare più alto di tutti, devi riuscire, insomma, a mantenere distanti tutti i centravanti, tutti le seconde punte. Come ci si sente? Bene? Bene, certo, mi piace questo stato. Sei pronto per partire? Certo. Sei pronto per la nostra stagione? Certo, sempre. Un bocca al lupo alla nostra Sizio. Di più! Una cosa che è un po' tutti da tifosi speriamo è che quest'estate porti tante novità, già molte sono arrivate insomma all'interno dell'organico della Fiorentina. La Fiorentina sta ripartendo, è iniziata, diciamo, una sorta di nuovo ciclo anche per questo. E il nuovo ciclo è testimoniato dal nuovo sponsor tecnico, il nuovo maglie, c'è, cioè, un restyling non soltanto estetico. Uno dei primi acquisti per la nuova stagione della Fiorentina ve lo presentiamo ufficialmente in questo momento e si presenterà con il kit away, cioè la seconda maglia della viola per la nuova stagione. Diamo il benvenuto a Roncaglia, Valentina e il Torito! Come stai? Bene, bene. Oh ragazzi, questa è la nostra, eh? Il benvenuto di Firenze al nuovo difensore viola Argetti. Oh, cioè, prima gli ho dato la mano ma ha spezzato un braccio, è una roccia, è il Torito, giusto, è il Torito, è il tuo otro nome. Come tu affronta il rivale? Come tu affronta il rivale? Scusate, ma il mio spagnolo è pessimo. No, proviamo in di livello, no? Lo vedremo. Ho capito giusto, ma forse anche grazie ai cori della folla, non soltanto per il mio spagnolo con accento andaluso. Ancora un applauso a Roncaglia, questa è la seconda maglia della Fiorentina, aggressiva, con un dettaglio che siamo sicuri ci piacerà, e cioè il giglio che torna sulle spalle come ai tempi del Bati. La seconda maglia firmata a Roma. Adesso sul palco la sorpresa più attesa per gli esteti, insomma, per i collezionisti delle maglie. Sono sicuri che sarà una delle maglie che piacerà di più ai tifosi della Fiorentina, perché è la maglia che simboleggia il legame con il passato, ma anche col presente e col futuro. Il tifoso della Fiorentina esteticamente è molto tradizionalista, quindi vuole la maglia di un certo viola, vuole la maglia di un certo stile. E la terza maglia ci riporta proprio indietro nel passato. Chiamerei sul palco a presentarcela
un altro nuovo acquisto che finalmente è arrivato a Firenze, lo aspettavamo da gennaio, è Landoi, benvenuto! Ciao! How are you? Vai! È Landoi finalmente, attaccante, indossa la terza maglia della Fiorentina, la maglia storica, rosso e bianca come i tifosi, come i colori della città, come i colori del Giglio. How do you feel here in Florence? I mean, Amsterdam is a very great city. Amsterdam è una città bellissima, lui ha giocato per adesso nell'Ajax. Ad Amsterdam ci sono tantissime cose che qua non ci sono, per esempio, mi riferisco a musei impressionisti. Ma Firenze è inevitabile, so how do you feel here? I mean, our city is one of the most beautiful city in the world. Are you happy? How do you feel? I'm very happy because it's a really good city and it's like I'm home, you know? Si sente già a casa ed è colpito ovviamente dalla bellezza della nostra città. Credo che una cornice del genere ad Amsterdam, ma in altre parti del mondo non ci possa essere. Noi siamo felici di presentarvi questa maglia sarà la loro pelle, come dicevo prima, nel corso dell'anno, nel corso della stagione 2012-2013, i ragazzi sembrano carichi, sono pronti per partire per il ritiro e noi ci auguriamo che tutti siano pronti, anche la città di Firenze sia pronta per affrontare un nuovo campionato che sarà difficile, ma speriamo che ci porti delle soddisfazioni. Grazie veramente a Homa per aver confezionato queste maglie. Non credo, vediamo. E per aver iniziato questo matrimonio. Ma non poteva mancare stasera colui che manderà in campo questi ragazzi e che ha già iniziato ad allenarli e a motivarli per la nuova stagione. Bene nel mondo, con questo scenario un po' sorprendente, devo dire, quindi sono particolarmente emozionato. Mi auguro che questo e chi non sa se abbia pure un po' di sentire parecchio devo dire che mi auguro che questo scenario che vedo qui questa sera possa contagiarsi anche a noi, che ne abbiamo bisogno di riappropriarci dei propri tifosi, dei nostri tifosi, come credo che i tifosi della Fiorentina abbiano bisogno di riappropriarsi nettamente della propria squadra. Quindi mi auguro che questa giornata, questa serata sia di buon auspicio per i nostri obiettivi e per gli obiettivi della città.